un'azione congiunta, no? Certo. Con il Ministero della Giustizia. Ma io vorrei fare tre considerazioni rapide, prendendo spunto da quanto pubblicato oggi. Un bellissimo duet fra Mario e Gemma Calabresi, sì. Dolore delle vittime, ma con un messaggio di speranza, bellissimo in finale. Bellissima, davvero, cui, sì. Sì, davvero bellissimo, in cui Gemma Calabresi dice sostanzialmente io vivo bene perché comunque c'è tanta gente che mi ha manifestato affetto. Quindi e perché ha perdonato, in qualche modo si è pacificata. Cioè un dolore che purifica, che in qualche modo riscatta, e questo è un sentimento straordinario che qui c'è tutta l'Italia in questo modo di soffrire e poi ripartire in modo positivo. Secondo, le riflessioni di Sabino Cassese sul Foglio, sulla cancel culture, cioè la necessità di non cancellare il passato. Cioè quello che è accaduto ieri ci riporta non indietro, ci riporta avanti non dimenticando quello che è accaduto. Sostanzialmente c'è un link, un legame che recuperiamo tra gli anni di piombo. Io poi scrissi nel 1984 un piccolo saggio sulla difficoltà di comprendere gli anni di piombo, che cosa avevano comportato nel processo penale. C'è una sorta di urgenza che era diventata poi ovviamente normalità, perché anche questo è stato l'effetto di quegli anni sul regime processuale. E quando Sabino Cassese dice con molta chiarezza che noi dobbiamo recuperare la memoria nel presente, secondo me dice una cosa esatta. E il merito, fatemelo dire, l'intuizione è stata ovviamente di Silvio Berlusconi e di questo governo. Lo voglio dire con molta franchezza, perché tra l'8 e il 22 aprile si è maturata una situazione di rispetto per il nostro paese. Cioè il nostro paese, grazie a Mario Draghi, ma anche alla Supercar, a Marta Cartabia, sostanzialmente ha recuperato una credibilità sul piano nazionale e internazionale evidente. È stata una svolta. Cioè sostanzialmente il ministro Moretti, o Moretti, se qualcuno è innamorato di questa... a me piace dire Moretti perché le sue origini notoriamente sono italiane, ha compreso che in Italia c'è stata una svolta. Cioè il governo ha preso autorevolezza, un'autorevolezza che oggi ci porta a spazzare quell'assurdità, più arrogance che grandeur di Mitterrand, e quella scelta unilaterale di mortificazione del nostro paese. Oggi noi siamo un paese autorevole, e questo grazie al governo e all'intuizione di Berlusconi. Un altro passaggio che ci tengo è nelle interviste di Marta Cartabia, sì. Perché la vendetta è una cosa, la giustizia è un'altra. Attenzione, questa è gente che ha commesso crimini comuni, che si è sottratta alla giustizia. Quindi qui non è un problema di, che come dice Sofri, che cosa vi interessa di fatti di 40 anni fa. Questa è gente che si è sottratta alla giustizia. Quando viene assicurata alla giustizia, poi vi è la necessità di valutare caso per caso la meritevolezza delle sanzioni. Ma è un tema completamente diverso. Io nel 1980 a Bari fu ucciso un appuntato da prima linea. Si chiamava Giuseppe Filippo. Allora il tema è, Giuseppe Filippo tornava a casa e misero uno stuzzicadenti nel portone per evitare che si potesse chiudere, lo raggiunsero nel portone e fu freddato nel portone di casa. Sapete perché? Per prendere la pistola bifilare che lui aveva, una pistola particolare in uso soltanto ai poliziotti, e portarla come un trofeo appesa alla cintura. Ecco, io credo che, io sono stato difensore della famiglia Filippo in quel processo di parte civile, ho vissuto il processo di prima linea e so bene che cosa significa perdere un appuntato, semplicissimo appuntato, che tornava a piedi dalla questura a casa, 4 chilometri a piedi, e freddato nel portone. Ecco, io direi che si tratta di atti criminali assolutamente comuni. Quindi noi abbiamo semplicemente assicurato alla giustizia criminali che si sono sottratti ad una giusta sanzione. Poi tutto il resto, credo tutto quello che si vorrà dire sulla meritevolezza, verrà un attimo dopo. Da questo punto di vista mi sembra che il nostro paese abbia guadagnato 1000 punti sul piano della giustizia, sul piano dell'Europa, sul piano del governo. Un salto di qualità che soltanto un governo delle competenze ha fatto. Mi scusi, insisto, ci può dare qualche elemento in più su quello che si dice per quanto riguarda l'estradizione, 2-3 anni? Ma i calcoli non portano tempi brevi, fate usare un linguaggio prudente ovviamente. È chiaro che il nostro intento è quello di raggiungere l'obiettivo dell'estradizione effettiva quanto prima.
Gli avvocati francesi hanno già annunciato battaglia su tutti i fronti, ma mi sembra che l'aria sia cambiata e quando l'ambiente di lavoro diventa, diciamo, più sano, si lavora meglio e i risultati si raggiungono ovviamente con maggiore rapidità. Pacatamente ma con tenacia, il Ministero è sul pezzo. Carlo Bonini ci dice...